persona è sposata e nel frattempo ti vuole inchiumare, diciamo, e nel frattempo ti vuole inchiumare, che cosa devi fare? Devi guardare le orecchie, perché se lui si infila il dito nell'orecchio, però è importante l'orecchio sinistro, mai il destro. Il destro ha un significato totalmente diverso. Poi se vuoi scoprire queste sottigliezze, queste raffinatezze, diciamo, ti suggerisco di fare l'abbonamento al mio canale YouTube Massimo Teramasco e tramite l'abbonamento al mio canale YouTube Massimo Teramasco potrai ottenere, capire dei risultati. Quindi, infilarsi il dito nell'orecchio sinistro significa che lui è interessato a te, ma praticamente è sposato o è sposata, potrebbe essere una donna, o sposato, impegnato, perché c'è un vincolo esterno che è quindi la persona che potrebbe essere la moglie, che potrebbe essere il marito, insomma, la fidanzata, il fidanzato. Ma ecco, quindi se lui ti corteggia, diciamo, ma mentre parla gli viene da toccare, stavolta anche all'esterno, non è detto che deve infilarlo proprio dentro, ma anche, diciamo, ma anche infilarsi un dito nell'orecchio, questo è un punto fondamentale che questa persona è praticamente impegnata, è praticamente sposata, l'orecchio sinistro. Prestate attenzione perché è un segnale molto interessante. Quindi il narcisista di fatto non ti ama, ma ci sono delle cose che adesso voglio dirti che secondo me sono molto importanti che devi fare quando incontri un narcisista. Quindi non perderti questi segnali perché sono veramente importanti e possono darti, secondo me, un valore aggiunto. Diciamo che i narcisisti, diciamo, ci sono degli errori che devi assolutamente evitare quando hai a che fare con un narcisista. Questi errori devono essere assolutamente evitati. Quali sono questi errori? Beh, il primo errore è cercare di cambiare il narcisista. I narcisisti non sono in grado di cambiare e quindi è inutile che provi a cambiarli. Poi un secondo errore è prendere sul personale quello che il narcisista ti dice o i comportamenti del narcisista. I narcisisti sono egoisti, non si preoccupano dei sentimenti degli altri, quindi potrebbe abbassare, diciamo. E poi un'altra cosa è non cercare di giustificare i comportamenti. I comportamenti dei narcisisti non vanno giustificati, non è che devi dire, ah, io li giustifico. No, no, non devi assolutamente giustificarli. E poi un'altra cosa, non devi avere aspettative. Aspettative realistiche. Cioè non aspettarti che il narcisista ti ami. E questo è il concetto, perché non lo farà. Non lo farà, punto e basta. Se tu speri che il narcisista ti possa amare, sei una cretina, sei un'illusa, sei una poveraccia, sei una disperata. E poi c'è un altro punto fondamentale, che non devi isolarti dai tuoi amici. I narcisisti cercheranno di isolarti dai tuoi amici, cercheranno di isolarti dalla tua famiglia, ma tu non devi lasciarti isolare, perché nel momento in cui tu ti fai isolare, sei fregata, sei fregata. Ci sono anche altre cose che tu devi evitare di fare quando hai a che fare con un narcisista, sono altre cose, ad esempio tenere presente, come dicevo prima, la menzogna, quindi imparare a riconoscere la menzogna e evitare di credere al narcisista. Un'altra cosa è non devi, che secondo me è importante, lasciare campo libero al narcisista, no? Non devi, questo vale in tutte le relazioni, ma soprattutto quando si ha a che fare con un narcisista, non devi mai e poi mai lasciare che oltraggi la tua dignità. La tua dignità è la cosa fondamentale. Altra cosa che non devi fare, non devi dare la colpa a te stessa, non devi dare la colpa a te stessa per i problemi di relazione con questa persona. Non devi neanche, ovviamente, avere paura di andartene. E quando te ne vai, non devi tornare indietro. Purtroppo, queste sono cose che invece le persone fanno, no? Ecco, questi errori devi evitare. Poi, se tu vuoi far perdere la testa al narcisista, ci sono delle cose che puoi fare, ma non devi prendere per buono il fatto che
Sei narcisista per...